ma questo periodo sta concretizzando tutto questo. No, ma questo coincide non tanto col centenario, ma coincide con il fatto che finisce l'anno e perciò c'era bisogno di fare un calendario e dare un senso diverso a un calendario che poteva essere normale, con foto di squadra, foto d'azioni, come quello che fanno tutte le altre società, e abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso per iniziare un processo in riferimento a questo tipo di iniziative. Perciò deve essere l'inizio, non è che si fa questo solo per centenario. Passo domande di calcio, le chiedo: oggi ci sono indiscrezioni di un Cassano possibile partente alla Sampdoria anche già in gennaio, lei come risponde? Rispondo che facciamo il calendario e che il calendario è la cosa più importante, l'altro lascio spazio a tutti. Quindi quando i tifosi sono preoccupati per la partenza di pezzi pregiati a gennaio? Ma i tifosi esplode. Dopo 5 anni hanno poco di essere preoccupati. Poi, come abbiamo detto, il Parma è quello che riusciamo a mettere insieme. Per 4 anni siamo stati noni in classifica. Non abbiamo mai detto né che arrivavamo a vincere la Coppa dei Campioni, né tantomeno lo Scudetto. Abbiamo detto con molta dignità di fare i campionati e di arrivare all'obiettivo prima possibile. Io non rispondo a queste altre domande, non oggi perché possono sembrare chissà cosa, invece sono serenissimo e mi approccio ad andare a vincere la partita a Genova, questo è il mio auspicio, non è una presunzione. Per il resto lascio campo a tutto il resto e a tutti quelli che parlano, ma non da oggi, è domenica. Anche sul suo futuro, quindi. Ancora. È 2 mesi che non parlo, lascio parlare a tutti quanti, ma non è una mancanza di rispetto. In questo momento, anzi, colgo l'occasione, visto che non sto parlando, per augurare a tutti i tifosi auguri di Natale e di buon anno, con l'augurio di vincere la partita a Genova, di fargli questo regalo. Ci proveremo. Senti Pietro, a prescindere dalle cose di mercato specifiche, la filosofia l'avete già impostata, cioè che mercato sarà questo di gennaio? Questo si può dire. Ma il mercato di gennaio è sempre stato un mercato che io ho detto è fatto in una maniera diversa da quello che è il mercato che c'è tutto il tempo per programmarlo. Il mercato di gennaio io ritengo che è molto importante per quelle realtà che sono in una situazione abbastanza disagiata. A volte ho detto in un'espressione forte è il mercato dei disperati. Per quanto mi riguarda, io ritengo che debba servire soprattutto per sfoltire e dare l'opportunità a quei ragazzi che noi pensiamo stiano giocando poco, perciò questo è il nostro obiettivo. Noi siamo nella norma di quello che ci eravamo prefissi all'inizio, secondo me ci manca qualche punto che speriamo nella logica di quello che è una realtà, che quello che ti toglie all'inizio o che c'è in più all'inizio poi ti arriva dopo, per l'espressione del gioco che abbiamo dimostrato in questo inizio dell'anno. Abbiamo assolutamente raccolto meno, per quello che è il mio giudizio, speriamo di raccogliere ancora qualcosina in più e poi vedremo. Il mercato però sarà questo. Insomma. Senti, non parlo di mercato specifico, ma c'è un problema a Cassano, la munizione che sembra voluta, l'assenza del centenario. Ma io sento di tutto e di più, io ieri ero con Cassano a pranzo e perciò stavo lì insieme con tutti gli altri. Oggi si sta allenando nonostante al problema chiaramente della mano, perciò sta facendo attività diversa. Come ho detto prima, chi le crea le situazioni? Poi dopo deve darsi pure una risposta, perché io non mi sembra aver detto nella storia questo, quante ne sono state dette. Poi se le storie sono vere, significa che avevano altre indiscrezioni che io non conosco. Però io sono qui, aspetto, mi auguro di far Natale come ho sempre fatto. Senti, l'ultimissima cosa da parte mia. Quest'anno però c'è stato un mercato un po' diverso in estate, nel senso che non è partito il pezzo pregiato, 2 o 3 sono rimasti, Sansone, Benaluan per esempio, che sembravano già venduti. Il mercato di gennaio cambierà in riflesso? No, ma questa è già in inesattezza, perché noi abbiamo fatto una cessione importante che è quella di Belfodil. Perciò noi abbiamo fatto una cessione importante e abbiamo fatto degli acquisti che sono quelli che avete visto, perché poi conta, per alcuni conta il nome, ma quello che conta è l'acquisizione del giocatore. Cioè a me risulta che il Parma abbia fatto quello che doveva fare cedendo Belfodil. Avevamo detto ne vendevamo uno, al massimo 2 a secondo di quello che era la logica di quello che era la plusvalenza. Noi abbiamo venduto
Belfodil. Qualcuno confonde che pensa che abbiamo comprato gli altri giocatori, allora si devono formare un pochino, perché poi i costi poi degli acquisti dei calciatori hanno un senso, i costi della gestione dei calciatori hanno un altro senso. L'ultima cosa, multa, avete dato a Cassano? Di cosa? L'ultima indiscrezione. Di cosa? È stato squalificato. No. Ma lì fa parte di un regolamento, quando ci sono delle ammonizioni e delle squalifiche per proteste sono automaticamente multati. Cioè, però vorrei, ecco, in un momento natalizio, ecco, partiamo da questo presupposto. È dall'inizio dell'anno, con tutto il rispetto, che il Parma viene identificato in un solo giocatore. Cioè, ma io non capisco per quale motivo tutte le volte. Allora, oggi leggevo delle altre interviste e a tutti domenica prossima ma stiamo giocando, siamo tutti quanti del Parma, perché se no alla fin fine facciamo il clone e mettiamo tutti Cassano, volete tutti quanti siano Cassano, e noi io non conto nulla, ma gli altri cerchiamo di dar senso. Rosi è stato squalificato, Amauri è stato squalificato, gli altri sono stati ammoniti, nessuno mi ha fatto domande. Piglia la munizione Cassano, domanda. E piglia la multa, sì, perché che fa? Che a casa mia si dice che è il figlio dell'oca bianca, non ho capito. Va bene? Posto, tanti auguri a tutti. Sì.